Per rialzarsi in piedi il Ponte Rondinella, per tornare a credere nella zona playoff lo Iolo, due squadre in difficoltà che oggi dovranno dare il tutto per tutto per riprendere un cammino interrotto. Dallo stadio Gino Bozzi delle Due Strade, Lorenzo Agostini vi dà il benvenuto a Ponte Rondinella Iolo, prima categoria, girone B, 21esima giornata. Allora andiamo subito a leggere le formazioni perché sarà una partita veramente molto calda da seguire. Tutta ad un fiato dal primo al 90esimo minuto. Parte intanto subito, vedete, la Rondinella che oggi attacca da sinistra a destra della nostra postazione in casacca bianca. In porta per i biancorossi, che ovviamente oggi giocano in casacca bianca ma sono sempre canonicamente i biancorossi per quanto riguarda i colori sociali, con Drovandi in porta, poi Bandinelli, Modesti, Massimiliano Manetti, Samuele Manetti, Musotti, Fialdini, Busillo, Tumminaro, Vescovini e Grassi. In panchina Delli Guanti, Piga, Gioffredi, Pezzi, Pagliantini, Chiaro e Maurello. Una partita per mister Donini non sicuramente facile, perché dovrà riscattare una serie negativa di risultati. Ora seguiamo questa azione, poi andiamo a leggere anche la formazione dello Iolo, che nonostante la vittoria di settimana scorsa sta attraversando a sua volta un percorso molto difficoltoso in campionato. Intanto andiamo a vedere questa occasione con il cross nel mezzo da parte di Algerino, la palla che viene subito liberata da parte della Rondine. E allora Battagliero in porta per lo Iolo, poi Puliti, Alessandro Manetti, Niccolò Manetti, Bellandi, Daniele Lupetti, Marchio, Giovannetti, Pecori, Gregolon e Algerino, appunto il numero 11 che prima ha fatto partire la conclusione da palla inattiva. In panchina Cardaci, Cocci, Caputo, Novelli, Benelli, Loiacono e Melani per mister Somigli. Una particolarità, oggi in campo vediamo quattro Manetti in due squadre, Massimiliano e Samuele per la Rondine, Alessandro e Niccolò per lo Iolo. Veramente una particolarità per quanto riguarda questi 22 in campo, nello specifico questi 4 che abbiamo menzionato. Come abbiamo detto, Rondinella e Iolo oggi si affrontano per trovare più di 3 punti, per trovare la convinzione, la voglia di tornare a fare punti, perché ovviamente la Rondine, anzi più che a fare punti, di tornare a vincere, perché la Rondinella è reduce dalla sconfitta 1-0 in casa contro l'Isolotto, in casa dell'Isolotto, ma è reduce anche da diverse sconfitte e un solo pareggio contro le Piagge. Poi lo andremo a vedere. Intanto attenzione a questo calcio d'angolo nel mezzo, però tutto fermo perché c'erano stati degli strattonamenti in area di rigore, quindi si riparte ancora una volta con il calcio d'angolo, un'altra volta in favore della Rondinella. E dicevamo, comunque, per lo Iolo c'è stata, nonostante la vittoria di settimana scorsa, un avvio di 2017 veramente da buttare via. Due squadre che devono rialzarsi e lo devono fare oggi alle Due Strade. Altro calcio d'angolo per la Rondine, attenzione perché c'è ancora un po' di batti ribatti, addirittura adesso due calciatori a terra, uno per la Rondine e uno per lo Iolo. Dovrebbe essere Musotti, anzi non Musotti ma Samuele Manetti a terra per i biancorossi. Tra l'altro questa casacca che vedete addosso alla Rondine, intanto attenzione perché c'è anche un cartellino giallo che ha estratto l'arbitro, che è Biagini Di Lucca, arbitro tra l'altro giovanissimo, classe 98. Andiamo a vedere perché si sono atterrati a vicenda Samuele Manetti da una parte, Bellandi dall'altra, capitano dello Iolo. Ora andiamo a vedere, probabilmente saranno loro due ad essere ammoniti. Subito si parte con due cartellini gialli perché siamo al quarto minuto del primo tempo. E vedremo, ci sarebbe subito, infatti è così, ammonito Samuele Manetti, ammonito anche Bellandi, lo aveva già estratto da tempo il cartellino giallo l'arbitro Biagini, quindi era già minaccioso e sembrava infatti che dovesse ammonire quei due giocatori, e così è stato. Intanto c'è il calcio d'angolo, poi dopo parleremo anche di questa particolare maglia bianca della Rondinella che ha una storia tutta sua, tutta particolare. Parte Manetti dalla bandierina, attenzione perché forse c'è un tocco di mano, libera l'area la difesa dello Iolo, proteste da parte dei giocatori della Rondine e anche degli ospiti, dei tifosi. Adesso ancora Rondine, non è finita perché è partita bene la squadra biancorossa. Cross nel mezzo di Fialdini, altro calcio di punizione. Qui atterrato il numero 7 della Rondine,
da parte di Gregolon, altro calcio di punizione per i biancorossi che in questi primi 5 minuti sono partiti veramente molto forti. Andiamo a vedere se sarà Manetti oppure sempre lui, sempre Massimiliano, appunto Manetti oppure Fialdini a battere questa punizione. Fialdini che è stato atterrato su questo calcio di punizione. Intanto vedete inquadrato Tumminaro, accanto a lui c'è Busillo, insomma sono parecchie le torri in area di rigore per quanto riguarda la Rondinella, che oggi, come abbiamo detto, deve riscattare una brutta serie di risultati. Parte in questo momento Manetti, palla tesa nel mezzo, forse c'è un altro tocco di mano, reclamano ancora i giocatori della Rondine, non concede nulla all'arbitro, quindi riesce a liberare l'area in qualche modo lo Iolo, che prova adesso ancora una volta ad uscire dall'area di rigore. Momento di difficoltà per i pratesi, che hanno iniziato veramente tutti ripiegati là dietro. Lo Iolo che gioca in casacca rosso-blu-blaugrana, si potrebbe dire, una casacca che ricorda molto quella della Barcellona di qualche anno fa. Barcellona che storicamente ha la maglia blaugrana a strisce però verticali, un anno decise di proporre le strisce orizzontali e diciamo che un po' ricorda, probabilmente lo Iolo si è ispirato proprio alla maglia del Barça di quell'anno lì per queste casacche molto particolari, molto belle dei pratesi, che adesso provano ad attaccare, mentre tornando sempre sulle casacche la maglia della Rondinella, questa qui che vedete sulla pelle dei giocatori biancorossi, è una maglia molto particolare perché risale all'ultimo anno di Serie D della vecchia Rondinella Marzocco, era la stagione 2001-2002 se non sbaglio, 2002-2003, comunque quegli anni lì, era l'anno 2002 e la Rondine in quegli anni, anzi era la stagione per la precisione 2002-2003, e la Rondine era in Serie D, poi è arrivata la retrocessione in eccellenza e poi quella in promozione e poi il fallimento, il primo fallimento fino a che non è arrivato poi il secondo fallimento, quello del 2012, e poi la ricomposizione con la fusione tra Ponte Agreve e Rondinella Marzocco. Attenzione adesso a questa progressione da parte di Algerino, forse c'è anche un cartellino, no, non c'è nessun cartellino, comunque calcio di punizione per lo Iolo, che è partito un po' in ripiegamento, però questa ripartenza è stata molto veloce, si è reso partecipe di questa ripartenza proprio lui Algerino, che in velocità ha dato filo da torcere alla difesa della Rondine. Calcio di punizione, attenzione perché da quella posizione Lami 7 giorni fa per l'Isolotto segnò un gol molto particolare che comunque sancì la sconfitta della Rondinella in trasferta contro l'Isolotto. Vediamo che cosa potrà succedere da quella posizione. Drovandi questa volta è più attento, vedete, si posiziona sul secondo palo, reduce dall'esperienza negativa di settimana scorsa. Parte la botta, subito rimpallata, la palla è sempre in area di rigore. Poi c'è un fischio e quindi si riparte con il calcio di punizione, mentre vedete appollaiati lì nella tribuna laterale alcuni tifosi che particolarmente si sono messi sulla tribuna laterale, una tribuna che non è mai utilizzata, anche perché la tribuna centrale già basta e avanza per i presenti per le partite non solo della Rondine ma anche di tutte le altre squadre che giocano qui alle due strade, però qualcuno preferisce andare, specialmente nelle giornate di bel tempo come quella di oggi, sulla tribuna laterale che veniva usata dalla vecchia guardia della Rondinella quando la Rondine era in Serie C. Attenzione ancora questa volta Tumminaro, la conclusione, palla fuori, Tumminaro, prima occasione vera e propria per la Rondine, calcio d'angolo per i biancorossi, questa volta è stato Tumminaro col mancino, si è opposto Battagliero, il portiere dello Iolo, e quindi al minuto 9, anzi 10 di gara, 0-0 il parziale, calcio d'angolo per la Rondinella, se ne incarica sempre lui Massimiliano Manetti, che va sul pallone per
battere questo calcio d'angolo. Ancora blocchi in area, parte Manetti, pallone scodellato direttamente tra le braccia di Battagliero, nulla da fare per la rondinella e quindi si riparte con il rinvio per il portiere dello Iolo, subito però stoppata questa ripartenza dei pratesi e quindi rimessa con le mani ancora una volta per lo Iolo, minuto 10 come abbiamo detto poco fa, il parziale 0-0 con le due squadre che però in questo momento stanno facendo vedere un buon calcio, una bella partita con i padroni di casa che provano a costruire, provano a mettere dentro, forse come abbiamo visto c'erano anche due calci di rigore presunti per due tocchi di mano in area non ravvisati però dall'arbitro in favore ovviamente della rondinella. Dall'altra parte invece uno Iolo che in ripartenza sta facendo molto male, specialmente in ripartenza, perché per il resto preferisce giocare questi primi minuti ripiegata più nelle retrovie. Rimessa con le mani ancora una volta per lo Iolo con i due allenatori che ovviamente vorranno portare a casa i tre punti. Rondinella che è undicesima in classifica, a un punto soltanto di distacco dalla zona play-out, quindi deve stare molto attenta alla squadra biancorossa. 7 vittorie, 2 pareggi ed 11 sconfitte con 28 gol fatti e 30 gol subiti, mentre lo Iolo è settima in classifica con 28 punti, 8 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, equilibrio assoluto per i pratesi, 18 gol fatti, 21 gol subiti, tra l'altro lo Iolo è il peggior attacco di questo campionato, assieme soltanto al Poggio a Caiano che non se la sta passando tanto bene come sapete in classifica, mentre la rondinella in difesa almeno sembrava in casa essere una squadra abbastanza ferrata. Specialmente il punto di forza della rondine almeno fino alla fine del 2016 era l'attacco, una squadra che subiva parecchi gol ma ne faceva anche molti e questo aveva garantito diversi punti ai biancorossi. La rondine che nel 2017 però se la sta passando veramente male con 5 sconfitte ed un solo pareggio alle Piagge nelle ultime 6 partite. L'ultima vittoria risale proprio al 2016 in casa, 1-0 contro il Poggio a Caiano, decise quella partita sul rigore Massimiliano Manetti. Intanto qua vedete Trovandi a smanacciare via in una occasione in area di rigore, è stato bravo Trovandi ad anticipare l'avversario. Ancora Iolo che prova ad uscire dai propri metri, attenzione perché c'è la ripartenza della rondine questa volta con Vescovini, ancora Vescovini, lancio lungo dalle parti di Tumminaro, esce Battagliero. Vescovini che oggi gioca con il numero 10, il numero 10 che è stato Di Landini in queste ultime partite, Landini che però ovviamente oggi non ci può essere causa squalifica, sono 3 gli squalificati per la rondinella, anzi 2 calciatori sono Landini e Giacuzzi e mister Donnini squalificato, quindi oggi lo vediamo nella tribuna, la tribuna opposta a quella centrale, ovvero quella che dà sulle case antistanti allo stadio. Anche oggi in panchina per la rondine c'è mister Taccetti che è l'allenatore in seconda di Fabio Donnini, che comunque nonostante questi brutti risultati è sempre abbastanza seguito, anzi molto seguito, senza abbastanza, che è abbastanza risultivo dai calciatori. Mister Fabio Donnini che ha sempre difeso i suoi calciatori nel bene e nel male, questo è un pregio per il mister biancorosso che ha sempre dimostrato di voler dare tutto per la rondine. Bandinelli, pallone fuori, anche Bandinelli, parte titolare, è un calciatore aggregato dalla Juniores. Gioffredi è il titolare in quella situazione. Attenzione adesso allo Iolo, che ha provato Alessandro Manetti col destro, palla totalmente sbilenca, fuori misura. Pallone alto per Manetti. Gioffredi in panchina oggi, anche Pezzi in panchina, diciamo che la difesa della rondine oggi è composta da Bandinelli
e Modesti sulle fasce, centrali Samuele Manetti e Musotti. Quindi cambiata per due quarti rispetto a quella di settimana scorsa contro lo Iolo, dove invece erano partiti titolari Pezzi, Musotti al centro e poi Gioffredi e Modesti sulle fasce. Con il rientro di Samuele Manetti, Pezzi ha lasciato spazio al numero 5 titolare, mentre Bandinelli prende il posto di Gioffredi. Dall'altra parte invece per lo Iolo l'unico squalificato è Marco Lupetti. Adesso attenzione, gioco fermo, siamo al quarto d'ora, 0-0 il parziale tra Ponte Rondinella e Iolo. Calcio di punizione per i pratesi, che provano adesso a giostrare con questa palla ferma, questa punizione, pallone lungo nel mezzo. Attenzione perché era uscito Drovandi facendo un po' tremare la propria squadra. Qui un po' indeciso il portiere della Rondine. Ancora Iolo, Manetti prova questa volta ad inserire nel mezzo, però una palla un po' sbilenca, poco ragionata, su cui non può andare, sulla quale non può andare nessuno, e quindi si riparte con la rimessa dal fondo per la Rondine con Drovandi. E qui è stata un po' di, c'è stato un po' di disattenzione da parte di Biancorossi. Intanto vedete inquadrato il direttore sportivo della Rondine, Giovanni Tiberio, che ha portato diversi elementi abbastanza importanti ai biancorossi. Poi purtroppo, attenzione, intanto seguiamo questa azione, libera in qualche modo la difesa dello Iolo. Dicevamo, Giovanni Tiberio che ha portato diversi elementi importanti per la Rondine, poi però causa anche qualche infortunio, molti di questi non hanno potuto mostrare appieno fino a questo momento le proprie capacità. Uno su tutti mi viene in mente Gabriele Totti, bomber della Rondinella, che però da parecchio tempo è ormai fuori dal giro dei biancorossi, anche soprattutto per l'infortunio. Riparte la Rondine con Drovandi. Eccolo qua il rinvio, mentre siamo giunti al 18esimo di gioco. 0-0 il rinvio per lo Iolo, prova a ripartire, a rimettersi in sesto. C'è il tocco dalle parti di Pecori, che poi si appoggia, lancio lungo ancora una volta, però nulla da fare, rimessa con le mani ancora per la Rondinella. In casa la Rondine non ha mai pareggiato, 4 vittorie e 5 sconfitte, però non vince in casa da ben due partite, 2-3 in casa contro il Candeglia e poi 3-4 in casa contro gli Amici Miei, due sconfitte consecutive che ha totalizzato. L'ultima vittoria in casa appunto è la famosa vittoria ormai 1-0 contro il Poggio a Caiano. Riparte ancora una volta lo Iolo, ancora con il lancio lungo, sempre però dalle parti di un Drovandi che per ora non ha difficoltà, e ritocca corto dalle parti di Manetti, quindi Bandinelli il suo lancio lungo, però per nessuno. Ancora una volta palla sprecata, rimessa con le mani per lo Iolo. All'andata tra Iolo e Rondinella finì 1-0, anche lì il gol fu di Manetti, Massimiliano Manetti, c'è da specificare visto che sono ben 4 in campo, come abbiamo detto. Massimiliano Manetti per la Rondinella segnò il gol, siglò la rete del vantaggio che poi portò a casa i 3 punti. Pallone per Bandinelli, un po' troppo lungo, ci arriva comunque il numero 2, cross nel mezzo, no, non ci arriva il terzino destro della Rondinella perché la palla era già uscita, quindi rimessa con le mani per lo Iolo. Prova un po' ad alzare il ritmo lo Iolo, ricostruendo dal basso. Ancora un lancio lungo, si gioca praticamente soltanto per palloni verticali alti senza riuscire a costruire un minimo. Ancora vedete la verticalizzazione, lo Iolo che non sembra avere un'idea di gioco
particolarmente costruita, mentre dall'altra parte c'è la rondine che prova a fare del gioco, a fare del calcio. Intanto attenzione, calcio di punizione qui per la rondine, però senza riuscirvi, anche perché lo Iolo dietro è messo disposto bene in campo. Sembra però che l'ultimo passaggio anche per la rondinella non riesca. E adesso attenzione, perché c'è Massimiliano Manetti su questo pallone, vediamo se sarà lui a dare la scossa ai suoi. Calcio di punizione già battuto, però nulla da fare, nulla da fare, bisogna ripartire ancora una volta, deve far ripartire questa punizione l'arbitro. Manetti aveva provato a giocarla corta, nulla da fare, però l'arbitro voleva avere in mano il controllo della situazione. Stiamo per giungere al 20° del primo tempo, il parziale è sempre 0-0. Parte Massimiliano Manetti su questo pallone, vediamo se proverà a concludere direttamente in porta oppure proverà a servire qualcuno nel mezzo, anche perché è salito pure Musotti, che di testa sa far bene. Il pallone è proprio scodellato nel mezzo, non ci arriva però nessuno. Prova ad alimentare l'azione questa volta Grassi, che oggi prende il posto di Maurello oggi con il numero 18 in panchina. Rimessa con le mani ancora per la rondine. Bandinelli ha cambiato diversi elementi, Donnini, nella sua formazione di oggi. Fialdini, l'unico che ha il posto garantito, fisso per le sue doti tecniche, fisiche, atletiche, veramente un calciatore importante per la rondine, fondamentale. Capitan Fialdini qui ha provato il cross fuori misura, però Fialdini veramente ha uno spirito del sacrificio incredibile. Riparte lo Iolo con Battagliero, il portiere dei pratesi. Iolo che è una frazione, possiamo dire così, quasi un quartiere nell'Interland pratese, fuori da Prato. Si divide tra l'altro in altri due sottorioni, diviso da due campanili, due chiese, diciamo così, sono questi gli organi di divisione di Iolo, questo paesino che si divide in due chiese, sono i due rioni, possiamo dire così, di Iolo. Rimessa con le mani per la rondine. Ancora una volta in quella fascia lì, quella sotto la tribuna centrale, prova ad allargare il gioco la squadra biancorossa, lo fa dalle parti di Busillo. La palla è per Manetti, sempre lui, prova a rendere ancora una volta, c'è il cross nel mezzo, poi il colpo di testa di Tumminaro fuori misura per il numero 9 della rondine, che aveva provato di testa. Bello però il cross che era partito. Nulla da fare per la rondine anche in questo caso, Tumminaro fuori misura, e quindi si riparte con Battagliero per il rinvio dal fondo. La rondinella che è sempre andata a segno in campionato, escluso il doppio confronto con le Piagge, 0-2 alle due strade, 0-0 alle Piagge, e la trasferta di domenica scorsa, 1-0 all'Isolotto. Per il resto la rondine è sempre andata a segno in campionato, ha sempre fatto gol, come abbiamo detto è questa, è stata questa fino a questo punto il punto di forza della rondinella, ovvero l'attacco, anche se ultimamente anche questo sembra un po' cedere, mentre la rondine ha pareggiato soltanto due partite in tutto il campionato, tutte e due in trasferta, 0-0 alle Piagge come abbiamo detto e 1-1 a Cerbaia. Questa apertura di 2017 per i biancorossi non è stata positiva, lo continuiamo a dire ormai da un po' di tempo, però c'è da dire che anche anche l'anno precedente, il 2016, non era iniziato bene. Il 2016 era iniziato infatti con tre sconfitte nelle prime quattro gare dell'anno. L'unica vittoria è il 2-0 in casa del Vaglia, quando ancora ovviamente la rondinella in seconda categoria si chiamava Rondinella Marzocco, prima della fusione con il Ponte a Greve. Attenzione allo Iolo, questa volta prova con Algerino, il tocco all'indietro non va e quindi riparte ancora una volta la rondine. Sempre rosso-blu che provano ad alimentare l'azione, rimessa con le mani, affidata a Niccolò Manetti, che però lascia l'incombenza
ad Alessandro Manetti, palla proprio per Niccolò. Quindi Bellandi, lancio lungo dalle parti di nessuno, perché infatti prende la palla Drovandi senza problemi, aveva provato a prendere questo pallone Pecori, non ci è riuscito il numero 9 dello Iolo. Eccolo qua Pecori, subito in pressione su questo pallone, prova ad uscire ancora una volta la rondine, pallone centrale, lo va a raccattare Manetti, quindi Busillo. Adesso è Bandinelli che tiene la sfera, alza la sfera Bandinelli, quindi ha provato ad allungare Grassi, non c'è riuscito, palla a centrocampo, attenzione, prova a gestire ancora una volta la rondine Busillo, c'era però stato prima un calcio di punizione e quindi nulla da fare, fischio dell'arbitro, si riparte con questo calcio di punizione, vedete inquadrato ancora una volta Capitan Fialdini, pallone corto per Alessandro Manetti, quindi ancora una volta Niccolò Manetti, si riparte dalle parti di Battagliero, che poi va ad allargare dall'altra parte, prova a giostrare lo Iolo che però non ha sbocchi là dietro, deve quindi affidarsi al lancio lungo che arriva in qualche modo a centrocampo, ottima la pressione anche se poi scaturisce un fallo da parte della rondinella, che comunque in pressing a centrocampo riesce sempre a fare molta densità, molta pressione là in mezzo al campo. Niccolò Manetti prova ad alzare il baricentro, il numero 4 dello Iolo, palla ancora una volta per Alessandro, è un ping pong tra i due, ancora Niccolò Manetti, lancio lungo dalle parti di Algerino, ottima la gestione in questo caso dello Iolo con Gregolon che aveva provato a fare tutto da solo, dopo la gestione dello Iolo in avanti, rimessa con le mani ancora per il rossoblu che hanno preso coraggio, hanno preso metri, hanno preso campo, vediamo un po' che cosa può succedere, 26esimo del primo tempo, 0-0 tra Ponte Rondinella Marzocco e Iolo Calcio in questa 21esima giornata di prima categoria per la vetrina dei dilettanti, Lorenzo Agostini in telecronaca, Lorenzo Agostini ovviamente affiancato da Fabrizio Giannoni per la vetrina dei dilettanti, vi propongono come sempre tutte le settimane le più grandi partite del panorama toscano ed è questa la nostra peculiarità su Teleregione Toscana, canale 86 del digitale terrestre, tutti i lunedì sera, tutti i martedì sera va in onda una partita del panorama toscano. Intanto ricordiamo domani sera alle 21 l'Arcianese Ponte Buggianese, big match per la salvezza in eccellenza da non perdere sulle nostre reti, canale 86 Teleregione Toscana. Torniamo in cronaca, Tumminaro prova ad aprire, ottima la sventagliata dalle parti di Vescovini, il quale prova a far lanciare nel mezzo, ancora la conclusione questa volta è di Grassi, sbilenca fuori misura, fatto sta che comunque Grassi è stato uno dei pochissimi della rondine fino a questo momento a provarci, ha provato la conclusione dalla distanza, non c'è riuscito il numero 11 biancorosso, però comunque ha provato in qualche modo a battere un colpo per i biancorossi che stanno creando molto, anzi hanno creato parecchio nel primo tempo senza però riuscire fino a questo momento a dare noia allo Iolo. Intanto vedete inquadrata la tribuna delle due strade, del stadio Gino Bozzi delle due strade, in particolare il pubblico di marca biancorossa della rondinella che adesso prova con un altro possesso con le mani, pallone lungo, lo Iolo che è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Comiana Bisenzio, attenzione a questa conclusione sulla quale però va senza problemi Manetti, scusate Drovandi, ho detto Manetti perché Manetti è stato l'autore della doppietta contro il Comiana Bisenzio per lo Iolo, che è stata anche la prima vittoria del 2017 per i pratesi, che prima non vincevano addirittura dal 4 dicembre 2016, era la 12esima giornata, lo Iolo vinse 1-0 contro il Viaccia, il gol fu di Bellandi, poi dopo soltanto pareggi e sconfitte, e tra l'altro ha perso 3-0 sul campo dell'Isolotto la settimana prima che perdesse la rondine, quindi due settimane fa, visto che settimana scorsa ci ha perso la rondinella 1-0, lo Iolo che ha battuto in sequenza
l'Isolotto ha battuto in sequenza lo Iolo e la Rondinella sul proprio campo. Sicuramente l'Isolotto una squadra da battere allo stadio Boschi dell'Isolotto. Torniamo in cronaca però, rimessa con le mani ancora una volta per i biancorossi che provano ad incedere, c'è questa palla nel mezzo sulla quale non riesce ad andare Tumminaro che si fa scortare dalla difesa dello Iolo fuori dalla traiettoria di questo pallone e quindi non riesce ad arrivare sulla sfera. Lancio lungo ancora una volta per il rossoblù. Batti e ribatti centrale, come vedete si sfruttano poco le fasce anche in questo caso. Qui attenzione perché c'è un uomo a terra per la Rondinella, continua a giocare la squadra di mister Donnini. Oggi in panchina però come sapete c'è Taccetti. Pallone nel mezzo sempre per Fialdini, non c'è però nessuno, Fialdini non ci arriva e quindi Battagliero con le mani, anche se deve aspettare Battagliero. Siamo alla mezz'ora del primo tempo, 0-0, pallone a terra, Battagliero vuole provare ad alzare il baricentro, prova a far alzare la propria squadra, il lancio lungo di Battagliero, ancora Iolo centralmente, ottima questa gestione del pallone. C'è il pallone sulla fascia, il cross nel mezzo, qui Musotti, bella la sua chiusura in tackle, quindi calcio d'angolo per lo Iolo con Musotti che ha fatto un gran lavoro in scivolata. Sul pallone va Alessandro Manetti, numero 3 dello Iolo, eccolo qua Alessandro Manetti che va ad incaricarsi di questo calcio di... questo calcio d'angolo. Pallone nel mezzo di Manetti, attenzione al pallone che sfila in area di rigore, deve liberare in qualche modo la rondine, poi però c'è stato un fischio dell'arbitro, rischio al minuto 30 del primo tempo per la rondine su questo calcio d'angolo di Manetti. C'è stata una bolgia lì nell'area piccola, poi alla fine l'arbitro ha posto fine ad ogni battaglia lì in area. Adesso Manetti gestisce il pallone, sempre la rondine con il lancio lungo, poi attenzione a questa progressione, aveva provato a spizzare, rimessa con le mani adesso sempre per la rondinella, ottimo il lavoro di Fialdini corpo a corpo, mentre è rimasto a terra Massimiliano Manetti che si sta toccando una caviglia. Vediamo un po', qui vanno a accertarsi delle proprie condizioni anche alcuni avversari. Qui Manetti si sta toccando la caviglia, vediamo un po' che cosa è, se è qualcosa di grave oppure no. Intanto non è Manetti bensì è Vescovini, sembrava Manetti ma è Vescovini che si sta continuando a toccarsi la caviglia. Vediamo un po' il numero 10 della Rondinella che tra l'altro è anche l'unico diffidato dei suoi, Vescovini è diffidato, 4 gialli sulla sua testa, pende la quinta ammonizione che vorrebbe dire squalifica. Intanto qui vedete inquadrato anche mister Taccetti che va ad impartire ordini ai propri calciatori. Vediamo un po', qui Vescovini esce dal campo, vediamo se sarà qualcosa di particolarmente grave, però non sembra, visto che si è rialzato sulle proprie gambe, poi è andato un po' claudicante, ma comunque fuori dal campo è riuscito ad arrivarci da solo. Adesso Grassi, dopo aver sbagliato lo stop, prova a recuperare, ancora rondine, con Manetti atterrato, calcio di punizione per i biancorossi, eccolo qua Massimiliano Manetti, vediamo se sventaglierà dall'altra parte. Eccolo qua, prova la conclusione dall'altra parte del campo, c'è il cross nel mezzo, libera in qualche modo la difesa della rondine, poi dello Iolo, poi Busillo ha provato la rovesciata non riuscendoci. Adesso il tacco di Marchio sbagliato, quindi riparte ancora una volta la rondine, c'è il lancio di Manetti fuori misura, Samuele Manetti in questo caso, pallone direttamente fuori e quindi si riparte con il rinvio dal fondo per Battagliero. Nulla da fare, intanto qui vedete inquadrato Modesti, numero 3 del
Ponte Rondinella Marzocco, terzino sinistro dei biancorossi. Rinvio di Battagliero. Mentre stiamo per avviarci verso la fine di questo primo tempo, con il parziale che è sempre di 0-0. Ancora un lancio lungo, saranno stati fatti, io dico, un centinaio di lanci lunghi in questo primo tempo. Giovannetti si appoggia. Niccolò Manetti, tocca per Alessandro Manetti, ancora Niccolò. Prova il lancio, questa volta però la palla è preda dei biancorossi. Prova comunque a ripartire la squadra dello Iolo. C'è comunque un calciatore a terra, si tratta di Niccolò Manetti, che rimane a terra e voleva anche, dopo questo contatto con un avversario, l'ammonizione. Però l'arbitro va a dire di stare calmo a Niccolò Manetti, che è stato atterrato. Comunque calcio di punizione per lo Iolo, già battuto, pallone lungo, deve fare in qualche modo, è stato Bandinelli a mettere fuori, aveva tre maglie rosso-blu addosso e quindi ha dovuto in qualche modo disimpegnarsi da questo impiccio. Ancora fallo laterale per lo Iolo. Alessandro Manetti, sempre lui, il cross nel mezzo, deve liberare Musotti, poi la palla è sempre lì, di testa fuori, non è finita, ancora una volta Algerino, casca a terra, non c'è il rigore, spazza in qualche modo la difesa della Rondine, questa volta è stato lo Iolo a reclamare il fallo, attenzione, non è finita, ancora un'occasione, riesce a crossare in qualche modo l'ala dello Iolo e poi Modesti va a mettere fuori per il calcio d'angolo. Qui un'occasione importante per i pratesi, che avevano provato prima con Algerino il suo slalom che stava mettendo in difficoltà la difesa di casa, poi un calcio di rigore che reclamavano i giocatori ospiti e anche i tifosi ospiti. L'arbitro però ha voluto lasciar correre, un arbitro che non se la sente di sanzionare parecchio, o meglio preferisce lasciar fare molto nelle occasioni clou, e poi ha provato ancora una volta lo Iolo nel ribaltamento dall'altra parte, sembrava dovesse esserci il ribaltamento di fronte, invece ancora una volta occasione per lo Iolo e Modesti mette fuori, ancora un'occasione per lo Iolo in area di rigore, deve liberare in qualche modo Musotti, la palla è sempre lì però. Ancora a rinviare via, a sparecchiare l'area la difesa del Rondinella. Battagliero, lancio lungo, qui scivola Manetti, riesce comunque a tenere il possesso del pallone, che gran lavoro del numero 4 della Rondine, Massimiliano Manetti, che è andato, attenzione perché poi mi sembra che si stia toccando, è rimasto a terra Manetti dopo essere caduto. Infatti viene messo il pallone fuori e qui abbiamo proprio visto inquadrato Manetti, che era cascato perché ha perso l'equilibrio anche a causa di un campo forse un po' scivoloso, si è rialzato, è riuscito a tenere la sfera, è riuscito a tenere anche l'equilibrio, ha saltato un uomo, ne ha saltato un altro, è andato ad allargare sulla fascia sinistra, poi però abbiamo visto mentre l'inquadratura stava andando verso il pallone che era in direzione della porta dello Iolo, a sinistra Manetti che si è accasciato a terra perché deve aver accusato il colpo dopo questo bel lavoro. Intanto vedete mister Zomigli che dà qualche riferimento in più a Gregolon, numero 10 dello Iolo, che vedete inquadrato in questo momento. Minuto 38 di gara, ora vediamo se Massimiliano Manetti ce la farà a proseguire, dovrebbe sembrare di sì, infatti è tutto a posto per il numero 4 della Rondine, o meglio sembrerebbe quasi tutto a posto, riesce a stare in piedi, riesce anche a camminare, dovrebbe aver preso forse una botta cadendo, è caduto sulla gamba diciamo, poi Manetti non è neanche un fringuellino, un calciatore molto fisico, quando casca su una parte del corpo gli frana addosso tutto il proprio peso e quindi ovviamente accusa di più il colpo. Comunque nulla di particolarmente grave per il numero 4 della Rondine, almeno sembra, visto che riesce a camminare tranquillamente, forse è stato, come appunto abbiamo detto, una conclusione, una botta
che però terminato il dolore non dovrebbe lasciare altro. Intanto restituisce il pallone alla rondinella, allo Iolo, e quindi si riparte con ancora una volta Niccolò Manetti che deve appoggiare. Vedete, sempre questo il mood dello Iolo, ma Niccolò Manetti per Alessandro Manetti. Alessandro Manetti o trova lo spazio in velocità e quindi prova a gestire sulla fascia, oppure riparte dal numero 4, compagno di squadra dello Iolo, che poi va al lancio lungo. È questa più o meno la giocata principale dei pratesi, mentre dall'altra parte c'è una rondinella che si affida alle giocate sì di Manetti, bensì di Massimiliano Manetti, numero 4 della rondine. Ancora i pratesi, il cross nel mezzo, pallone che attraversa tutta l'area piccola, Fialdini di testa si porta via la sfera e prova a far ripartire l'azione. Su di lui c'era andato proprio Gregolon, il pallone che è sempre dello Iolo. Niccolò Manetti dalle parti di Bellandi, che poi va ad allargare questa volta per Puliti. Ottima la gestione della palla dei rossoblù, che poi però perdono la sfera, quindi può ripartire. Attenzione perché le squadre sono molto allungate in questo frangente di gara, mentre siamo alla 40esimo del primo tempo. 0-0 tra Ponte, Rondinella, Marzocco e Iolo, con due squadre che avevano iniziato bene questa partita molto interessante, anche perché le premesse davano l'idea che sarebbe stata una partita interessante, visto che sono due squadre che devono uscire dalla melma della classifica e degli ultimi risultati, soprattutto visto che la classifica ancora non condanna totalmente la rondinella e ancora dà qualche speranza allo Iolo per quanto riguarda i playoff. Però comunque era una partita che sembrava, doveva essere interessante. Nei primi minuti è stata così, poi però piano piano è andata a scemare l'intensità di gioco, e abbiamo visto poi dopo una partita caratterizzata prevalentemente da lanci lunghi. Bandinelli di testa prova a prolungare, rinvia in qualche modo Alessandro Manetti, la palla è sempre lì a centrocampo. Busillo prova a mettere ordine, mette una sfera interessante per Tumminaro verticalmente, non ci riesce però il numero 9 della rondine ad arrivare su questa sfera. Ancora Alessandro Manetti prova a cambiare totalmente versante, un pallone però buttato via, e quindi riparte ancora la rondine con Modesti che prova a caricare il cross nel mezzo, subito neutralizzato dalla difesa rossoblu, la quale prova quindi a far rinnescare un'altra occasione. Ottimo il numero da parte in questo caso di Daniele Lupetti, che poi viene atterrato. Attenzione perché c'è anche un cartellino giallo per Musotti. Ammonito Musotti, è il secondo ammonito per la rondinella dopo Samuele Manetti, è il terzo ammonito della gara in generale, perché c'è anche Bellandi ammonito, quindi sono in tre ammoniti sul taccuino dell'arbitro per questa partita, in due per la rondinella. Calcio di punizione ancora per lo Iolo, da posizione molto molto lontana, quindi sicuramente sarà un pallone a scodellare in area, e tra l'altro potrebbe essere una delle ultimissime occasioni di questa prima frazione, visto che stiamo entrando nel 42esimo minuto di gara con il parziale di 0-0. Cross nel mezzo sul quale è andato Algerino, poi attenzione perché c'era anche Pecori, la palla sul palo, libera in qualche modo la difesa della rondine. Attenzione, non è finita, poi rinvio dal fondo per Drovandi. Che occasione per lo Iolo in questo caso, con il palo colpito, un palo esterno un po' particolare perché la palla è stata colpita praticamente da posizione defilatissima, era difficile far gol da lì, però comunque c'è stata una manciata di secondi in cui lo Iolo si è fatto vedere praticamente in tre o quattro uomini lì di fronte alla porta della rondine. Batti cuore per Drovandi e compagni al minuto 43 di gara, ma il risultato è sempre di 0-0, riesce a sventare anche questa minaccia la difesa di casa. Si riparte con un possesso per la rondine, che in questa stagione aveva iniziato bene il campionato, due vittorie nelle prime due partite della stagione sembravano proiettare la rondinella verso ampi orizzonti, poi qualche infortunio, qualche squalifica di troppo e qualche risultato andato non certo bene proiettano in questo caso la rondinella al ridosso della zona playout, una zona sicuramente non bella da vedere per la classifica. Intanto calcio di punizione per la rondinella dalle retrovie, che può quindi respirare e o impostare la squadra biancorossa.
che prova a ripartire con Fialdini dopo quelle due vittorie, quindi la rondine poi non ha più avuto altre velleità in zona playoff. Sì, c'è stata nella prima parte di campionato forse qualche occasione, intanto Musotti, ottima pulita la sua scivolata nei confronti di Marchio, però poi per il resto abbiamo visto una rondinella lottare nella zona centrale della classifica. Addirittura in questo 2017 rischieremmo di vedere anche una rondine addirittura in zona playout, e non sarebbe certamente una cosa bella per i biancorossi e per Firenze in generale. Calcio d'angolo per lo Iolo, cross nel mezzo, ancora un pallone a sfilare, attenzione perché parte la conclusione in questo caso di Puliti, alta sopra la traversa, direttamente fuori Puliti, poi qui rientra anche, come vedete, Niccolò Manetti, era salito anche lui in questa occasione sul calcio d'angolo, palla però totalmente fuori e qui forse si chiuderà il sipario del primo tempo, almeno comunque tra qualche minuto, tra qualche istante, visto che manca veramente poco al termine della prima frazione, con il parziale di 0-0. Manetti prova il lancio lungo, ancora una volta il pallone a spiovere in verticale, nulla da fare per la rondine, si riparte con Battagliero in possesso del pallone. Battagliero va a guadagnare ancora una volta qualche metro uscendo dall'area di rigore, il lancio lungo, poi c'è la rimessa con le mani per la rondine. Modesti, palla sulla fascia, spazza via in qualche modo Giovannetti, senza fronzoli, direttamente fuori dall'impianto, rimessa con le mani ancora per i biancorossi, pallone centrale questa volta, sbaglia però l'impostazione la squadra della rondine, quindi attenzione adesso ad Algerino che allarga, ottima questa occasione per lo Iolo, Algerino il dai e vai, poi si fa vedere, c'è però la conclusione rimpallata, era stato come sempre Marchio a provare la conclusione, qui poteva anche servire proprio Algerino che dopo aver dato il pallone a Marchio si era proposto sul secondo palo, e con questa occasione cala il sipario sul primo tempo 0-0, la prima frazione, tra pochissimo il secondo tempo, restate con noi. We would only hold on to let go. Buckets, fire gun. We need someone to lean on. Buckets, fire gun. All we need is somebody to lean on. Buckets, fire gun. We need someone to lean on. Buckets, fire gun. All we need is somebody to lean on. Siamo tornati per il secondo tempo di Ponte Rondinella Marzocco Iolo, che inizia, o meglio riprende in questo momento. Ci eravamo lasciati con il Ponte Rondinella e lo Iolo sul parziale di 0-0, con lo Iolo che però aveva provato a portarsi in vantaggio nel finale di ripresa con un'occasione da distanza ravvicinata sulla quale però non è riuscito ad arrivare nessuno dei giocatori maglia rosso-blu, e quindi si riparte con le squadre a parti invertite, nessun cambio in questo intervallo, quindi si riprende con gli undici che erano scesi in campo nel primo tempo sia per il Ponte Rondinella Marzocco sia per lo Iolo. Ponte Rondinella che ricordiamo oggi scende in campo con la casacca bianca e questi inserti rossi, numeri rossi, mentre maglia rosso-blu blaugrana per lo Iolo. Calcio di punizione proprio per la rondinella che adesso attacca da destra a sinistra della nostra postazione mentre in parte inversa lo Iolo, appunto con i pratesi che agiscono da sinistra a destra. Calcio di punizione per i padroni di casa con Massimiliano Manetti che chiama uno schema, posizione molto lontana e il tocco è corto
da parte di Modesti, poi Manetti nel mezzo, pallone brutto, quindi riesce a liberare senza problemi la difesa dello Iolo. C'è questo controrilancio sul quale però va Battagliero senza grossi problemi, quindi si riparte con il portiere degli ospiti che prova a rimettere, o meglio rimetterà il pallone in gioco. Qui è stato Modesti a toccare corto per Massimiliano Manetti, che aveva dato l'impressione di lanciare nel mezzo questo calcio di punizione scodellandolo. Invece Modesti ha toccato corto per il numero 4 di casa, che poi ha provato questo brutto cross che poi è stato subito neutralizzato dalla difesa pratese. Ancora Iolo in difesa, questo tocco centrale, prova a partire la squadra rosso-blu con questa progressione, calcio di punizione, atterrato il calciatore dello Iolo. In particolare si trattava di Algerino, Algerino che ha nei suoi numeri la ripartenza veloce in velocità. Sicuramente Algerino è uno dei calciatori più rapidi tra i 22 in campo, e lo sta con la palla al piede ovviamente, e lo sta dimostrando, lo ha dimostrato diverse volte nel primo tempo, ha provato a mettere in mostra i suoi numeri anche adesso nella ripresa. Ora che siamo giunti al minuto 3 del secondo tempo, il parziale di 0-0, però saranno 45 minuti di fuoco sia per la Rondine che per lo Iolo, con gli ospiti che adesso provano con questo calcio di punizione. Attenzione perché sono praticamente tutti in difesa, i giocatori della Rondine, con il solo Tomminaro un po' più avanzato a provare la ripartenza in caso di pallone rinviato, pallone che però va direttamente fuori nell'adiacente campo di calcio a 7. Direi che qui ha sbagliato totalmente lo Iolo con un'altra conclusione fuori misura. Drovandi quindi va al rinvio lungo. Ancora però il pallone è preda degli ospiti, che sono stati più lesti su questo rinvio. Lancio lungo, ancora una volta. Pallone per un impossibile Pecori, che non riesce ovviamente a prendere questa sfera. Si riparte quindi con Samuele Manetti, che indica il passaggio a Massimiliano Manetti. Ancora il pallone, questa volta è per Modesti, però pallone che era già a gioco fermo, visto che c'era stato un calcio di punizione. Musotti cambia versante dalle parti di Bandinelli, quindi tocco sulla fascia per un Fialdini che fa sportellate con Alessandro Manetti. Alla meglio Fialdini, che riguadagna questa rimessa con le mani. Eccolo qua Fialdini, tocco centrale per un Vescovini che è un po' scoordinato in questo passaggio, libera l'area la difesa dello Iolo. Qui Vescovini ha voluto provare il tocco di prima, anche se aveva lo spazio, il tempo per provare a stoppare, a girare il corpo e a cercare qualcuno, qualche compagno più libero. Invece ha provato subito l'inserimento di prima, che però non ha fruttato nulla di buono. Quindi si riparte con lo Iolo che prova a far male in ripartenza. Attenzione ancora una volta a Pecori, che casca a terra, calcio di punizione guadagnato dal numero 9 ospite, e quindi calcio di punizione per Busillo, che lascia ovviamente il pallone ai giocatori dello Iolo. Il calcio di punizione che dovrebbe essere battuto da Daniele Lupetti, perché è lui che va, anzi no, non è neanche Daniele Lupetti, è Alessandro Manetti è lui che si incarica della conclusione. Prima non era stato preciso nella conclusione, anzi tutt'altro. Vediamo un po' che cosa ci inventerà adesso. 4 in barriera per la Rondinella, tra cui anche Capitan Fialdini. Drovandi che ha sistemato la muraglia. Alessandro Manetti, il numero 3, partirà con il destro. Vediamo un po', parte Manetti, esterno destro di Alessandro Manetti. Drovandi con la manona riesce a chiudere lo specchio. Qui ha provato addirittura con l'esterno, una conclusione particolare quella di Alessandro Manetti, che ha provato con le tre dita del piede destro la conclusione a girare. Sarebbe stata una, in caso di gol, una realizzazione pazzesca. Comunque Drovandi ci ha messo del suo per neutralizzare questa conclusione, ma sempre Iolo in avanti. Siamo al sesto minuto, prova Puliti con le mani. Puliti che poi gli viene recapitato il pallone una seconda volta, cross però totalmente sbilenco. Quindi attenzione a Vescovini, ottimo il tocco a suggerire per
Tumminaro, Tumminaro che poi alla fine si porta la palla fuori dalla porta e dall'area di rigore, riesce comunque a recuperare una rimessa con le mani affidata a Modesti, mentre vedete sullo sfondo parecchi ragazzi della rondine pronti a scaldarsi, pronti a subentrare. Modesti in area di rigore, pallone scodellato lungo, ancora rondine all'indietro, si retrocede fino dalle parti di Drovandi, che poi però deve rilanciare lungo, una occasione direi gestita piuttosto male dai biancorossi, che avevano tutto il tempo qui. Adesso senza problemi Musotti va di testa per Drovandi, qui avevano, qui ancora un anticipo, attenzione, è stato Lupetti, poi riesce a recuperare in qualche modo la difesa della rondine, in particolare è stato Samuele Manetti a chiudere su questa palla recuperata dallo Iolo. Comunque dicevamo che la Rondinella aveva questa occasione là davanti con la rimessa con le mani di Musotti, poi sulla seconda palla hanno retrocesso praticamente fino alla porta di Drovandi. Drovandi poi non aveva altri compagni che si erano proposti, ha dovuto lanciare lungo praticamente favorendo una occasione per lo Iolo, quindi non certo una giostrata bene questa occasione, questa azione per i ragazzi di casa che giocano allo stadio Gino Bozzi delle Due Strade. Vescovini ancora una volta a verticalizzare dalle parti di Tumminaro, pallone impossibile per il numero 9 di casa e quindi rimessa con le mani dopo la spazzata via, la sparecchiata della difesa dello Iolo. Su Teleregione Toscana, tutte le migliori partite del comprensorio toscano, lo ricordiamo, comprensorio regionale grazie alle telecronache di Lorenzo Agostini, alle riprese di Fabrizio Giannoni per la vetrina dei dilettanti. Musotti, adesso Modesti con le mani per un'altra rimessa con le mani, eccolo qua, Modesti. È l'occasione fotocopia a quella precedente. Ancora una rimessa lunghissima in area dove ci sono soltanto maglie rosso-blu però, e quindi riparte ancora una volta lo Iolo in velocità, attenzione a questo cost to cost sulla fascia che poi viene fermato da un calcetto da parte di Vescovini se non sbaglio, anzi no, Grassi ammonito Grassi, il numero 11 della Rondinella, qui un fallo tattico ovviamente perché stava ripartendo pericolosamente lo Iolo e Grassi ha speso il giallo per evitare danni collaterali, anche perché anche in questo caso sulla rimessa con le mani di Musotti ne è scaturita un'occasione per lo Iolo. È la seconda volta che succede nel giro di pochi minuti, deve stare attenta alla Rondinella perché non può prendere queste ripartenze in velocità con questa facilità. Attenzione a questo calcio di punizione direttamente tra le braccia di un giovane quanto attento Drovandi, che è sicuramente uno dei punti fermi da cui la Rondine deve far ripartire il motore dopo che l'ha spento o almeno l'ha messo in stand by in queste ultime settimane, in questi ultimi match di campionato. Ottimo questo tocco, lo scambio tra Marchio e Pecori, poi la conclusione fuori grazie anche alla chiusura da parte della difesa della Rondine, qui Marchio di tacco per Pecori, anzi Pecori di tacco per Marchio che poi ha restituito al numero 9. Bella questa triangolazione tra i due, sicuramente Marchio e Pecori, due giocatori molto tecnici, due calciatori che hanno fatto la fortuna dello Iolo in questo campionato fino a questo momento. Rimessa con le mani lunga anche in questo caso, c'era però un fallo in attacco, si riparte quindi con un lancio probabilmente lungo affidato a Drovandi. Mentre abbiamo scavalcato i primi 10 minuti della ripresa, quindi 35 minuti ci separano dall'esito di questo Ponte Rondinella Marzocco Iolo, un pareggio sicuramente servirebbe a pochissimi in questa partita, una vittoria servirebbe alla Rondinella per tornare alla vittoria, per vincere la prima partita del 2017, una vittoria servirebbe allo Iolo per rimettersi definitivamente in carreggiata e per ritornare a credere seriamente nella zona playoff, visto che il primo, tanto qui vedete inquadrate ancora
i giocatori a scaldarsi della rondine. Il primo squarcio di campionato per lo Iolo si era risolto positivamente anche grazie alle belle vittorie interne dello Iolo, che ha proprio le partite in casa, fa delle partite in casa il suo punto di forza. Poi però nella seconda parte di campionato una fase discendente, una luna calante, lo Iolo che poi si è ripresa grazie alla vittoria contro il Fanalino di Coda come Ana Bisenzio 2-0, e oggi vorrà sicuramente bissare il successo di settimana scorsa. Calcio di punizione, questa volta va Pecori con il destro, il numero 9 dello Iolo ha una botta potente, non precisa però, spesso, quindi vediamo un po' Pecori cosa può fare. Conclusione che invece era partita bene, troppo centrale, quindi Drovandi riesce a mettere i guantoni, a mettere il corpo e a neutralizzare senza problemi. Eccolo qua, Drovandi, lancio lungo ancora una volta del portiere, classe 96, ex Sestese della Rondinella. Poi c'è un calcio di punizione, lo guadagna col fisico, con la classe, con l'esperienza, Tumminaro, il numero 9 dei biancorossi. Calcio di punizione sul quale va ovviamente chi se non lui, Massimiliano Manetti. Oggi tra i Manetti ci sguazziamo, visto che come abbiamo ricordato anche nel primo tempo sono ben 4 in campo. Sono Massimiliano e Samuele per la Rondinella, Alessandro e Niccolò per lo Iolo. Quindi se diciamo Manetti non sappiamo assolutamente a chi ci riferiamo, se non anteponiamo il nome di battesimo ovviamente, però il numero 4 della Rondinella è un marchio MM, Massimiliano Manetti, che parte con il mancino. Dovrà essere proprio una sua conclusione dalla distanza a dare la botta, a dare la carica ai biancorossi, non questa perché è stata preda di Battagliero, che poi dovrà andare alla rimessa lunga. Aveva accennato Battagliero una ripartenza veloce, invece ha provato, ha preferito aspettare che i suoi alzassero il baricentro, alzassero un po' la testa. Lancio lungo ancora una volta, verticalizzazione che si risolve in un nulla di fatto, perché è ben attenta la difesa della Rondine, che poi prova con il contrattacco. Ancora una volta il lancio lungo, è un batti e ribatti aereo sul quale poi prova a mettere ordine, in questo caso Modesti. Pallone sulla fascia, totalmente sbilenco, un regalo praticamente a marchio, che poi lascia l'incombenza al compagno. Pallone sull'altra fascia adesso. Attenzione allo Iolo con questo cross nel mezzo. Spazza la difesa della Rondine. Ancora una volta i biancorossi, questa volta con i rossoblu, scusate, questa volta con Puliti, che guadagna la rimessa con le mani, mentre c'era comunque un giocatore a terra. Si tratta di Daniele Lupetti, a terra il numero 6 dello Iolo. Subito i sanitari accorsi, forse un pestone per il numero 6 ospite. In panchina intanto, visto che stiamo entrando nel vivo del secondo tempo, mentre vedete inquadrato la cornice che accompagna lo stadio Gino Bossi delle Due Strade, che nella quale è inserito lo stadio Gino Bossi delle Due Strade, andiamo a vedere le due panchine, visto che potrebbe essere tempo di un cambio. Per il Ponte Rondinella Marzocco, levato il portiere che è Delli Guanti, secondo portiere aggregato dalla Juniores, ci sono Piga e Gioffredi e Pezzi per un cambio in difesa. Attenzione a questa altra occasione per lo Iolo, sempre con marchio, palleggio aereo in mezzo a tre maglie, anzi quattro, della Rondinella. Riesce a mettere ordine, in questo caso Modesti, che poi col mancino va a rinviare dalle parti di un Tumminaro, che però non arriva all'appuntamento con il pallone. Poi ci sono appunto Pagliantini, Chiaro e Maurello, potrebbe essere uno tra questi tre ad entrare per la Rondine, magari per dare forze fresche là davanti per quanto riguarda i biancorossi. Mentre in panchina per lo Iolo, levato il portiere di riserva Cardacci, ci sono Cocci, Caputo, Novelli, Benelli, Lo Iacono e Melani. Vediamo un po' mister Taccetti, su ordinazione di mister Donnini e mister Somigli, cosa vorranno fare. Donnini, Somigli, uno in panchina, Somigli, l'altro Donnini in tribuna. Ne fa le veci Taccetti, sicuramente la coppia Donnini-Taccetti avrà in mente qualcosa per questa Rondine, che deve sbloccare questo risultato. Ricordiamo il parziale è 0-0 allo stadio Gino Bossi delle Due Strade per questa prima categoria, girone B, in questa
giornata, questo pomeriggio di febbraio. Intanto vedete anche Lista, il magazziniere nonché grandissimo tifoso della Rondinella. Ormai Lista è una istituzione a San Frediano, tra l'altro è anche un abitante, possiamo dire così, delle due strade, quindi è praticamente casa e chiesa con il campo. Rondinella, che invece è rappresentativa, squadra rappresentativa del rione di San Frediano, il rione di Laddarno, citato da Vasco Pratolini nelle ragazze di San Frediano, ma citato anche da Curzio Malaparte nei Maledetti Toscani. Insomma, il rione di San Frediano è un quartiere storico di Firenze, se non il più rappresentativo attualmente della città, del capoluogo toscano. Torniamo in cronaca, perché prova a ripartire ancora una volta lo Iolo con Marchio. C'era però, attenzione, un calcio dato da Tumminaro ad un avversario, e quindi rosso diretto. Non ci hanno pensato due volte. Biagini, che ingenuità da parte di Tumminaro, che è andato a dare un calcione all'avversario. Un brutto gesto sanzionato con il cartellino rosso, un'ingenuità pazzesca per Tumminaro, che esce dal campo, lascia gli uomini in 10, anche perché Tumminaro era praticamente il calciatore, uno degli uomini che stava facendo di meglio per la Rondine. Aveva toccato pochi palloni in questi 17 minuti della ripresa, più in questi 18 della ripresa, più nei 45 precedenti del primo tempo. Aveva toccato pochi palloni, ma quei pochi che aveva toccato stava facendo bene. Si è praticamente rovinato la vita da solo Tumminaro, che è andato a lasciare la Rondinella in 10. Si complica la vita da sola la Rondine, con Tumminaro che sicuramente verrà strigliato poi dai compagni a fine partita, perché comunque vada il risultato, questo è un gesto sconsiderato, anche perché stiamo vedendo una partita tutto sommato tranquilla, 1-0-0, sicuramente che un po' lascia la tensione alta, visto che le due squadre vogliono sbloccare il risultato. Però questo calcione proprio non ci stava, anche perché adesso è compromessa la partita della Rondine. Puliti prova ad arman forte nella manovra offensiva dello Iolo. Lupetti allarga, si riparte però dalle parti di Niccolò Manetti, che va da Bellandi, il capitano per sempre Puliti, che prova ad incedere sulla fascia. Il suo scavetto, che era praticamente un tiro, aveva visto Drovandi spostato sul secondo palo, ha provato la conclusione quasi direttamente in porta, fuori. Intanto qui vedete mister Fabio Donnini appollaiato in quella che nel gergo delle due strade viene definita la piccionaia, laddove ci sono quelle impalcature. Mister Donnini ad impartire ordini, a dare riferimenti, a dare consigli ai propri calciatori. Fabio Donnini, che sconta un'altra giornata di squalifica in questa giornata di febbraio. Tra l'altro febbraio è un mese molto importante per la Rondinella, visto che sono tanti i calciatori, gli ex calciatori della Rondinella legati al mese di febbraio, calciatori e non solo, perché uno su tutti è per esempio Ugo Poggi, che è storico, ex dirigente e presidente della Rondinella. Il 26 febbraio saranno 9 anni, ricorreranno 9 anni dalla scomparsa di Ugo Poggi, ma andando poi ai compleanni, il 4 febbraio ha compiuto gli anni Maurizio Restelli, ex Fiorentina nella Rondinella nella stagione 86-87, o poi il 7 febbraio ha compiuto gli anni Attilio Sorbi, ex Roma nella Rondinella dal 92 al 94, il 16 febbraio ha compiuto gli anni Maurizio Rossi, ex Vicenza, Siena, Venezia, in Rondine dal 1988 al 1993. Insomma, sono tanti i personaggi legati al mondo Rondinella che hanno compiuto gli anni o comunque hanno una ricorrenza particolare nel mese di febbraio. Comunque attenzione,
perché adesso c'è calcio d'angolo per la Rondinella. Va, vedete, con il suo passo deciso Massimiliano Manetti, minuto 22 sul cronometro, 0-0 tra Ponte Rondinella Marzocco e Iolo Calcio. Manetti ha sul proprio mancino la possibilità di far male. Vediamo un po'. Va Manetti su questo pallone, ancora blocchi in area piccola, guardate, tutti vicinissimi alla porta, pallone sul secondo palo, ci mette una mano Battagliero, ma non è finita, ancora un cross nel mezzo, libera una seconda volta la difesa dello Iolo, che può adesso ripartire con sempre lui Algerino. È un 3 contro 4, pallone sulla sinistra, poi c'è il lancio ad allargare dalle parti di Chiaro, pallone però troppo velleitario, troppo difficile. Marchio non poteva arrivarci, il numero 7 dello Iolo, che si era proposto sull'altro versante con Algerino, che era andato a tu per tu sulla fascia, ovviamente ancora lui in ripartenza. Adesso sempre Algerino, tocco sempre per Marchio, il cross nel mezzo, colpo di testa e il gol del vantaggio dello Iolo, ha segnato Pecori per il gol di testa lasciato liberissimo dalla difesa della Rondine al minuto 23, Pecori per il gol che vale il vantaggio dello Iolo, Rondinella 0, Iolo 1. Pochi minuti dopo dall'espulsione del numero 9 della Rondine segna il numero 9 dello Iolo, Pecori, qui non poche le responsabilità oggettive da parte della difesa della Rondine, che ha lasciato liberissimo Marchio di crossare, Pecori di andare alla conclusione di testa, veramente responsabilità e non poche per la Rondinella, che adesso deve ripartire da questo svantaggio. Rondinella 0, Iolo 1 al minuto 23 della ripresa. E adesso sarà sicuramente più dura per la Rondine, che ovviamente non può neanche contare sulla propria punta di diamante Tumminaro, che tra l'altro, essendo squalificato per la prossima partita, la prossima trasferta, adesso si fa dura anche là davanti per la Rondine, che è senza Totti, è senza Tumminaro, insomma inizia a essere dura per la Rondinella là davanti, anche in vista della prossima trasferta. Attenzione a questa conclusione da lontano, nulla da fare, velleitaria questa conclusione da parte di Grassi, che comunque ha provato la conclusione, ha provato la botta. Tra l'altro settimana prossima il Ponte Rondinella gioca in casa del Casale Fattoria, capolista, e quindi sarà sicuramente dura anche settimana prossima per la Rondinella, che quindi deve provare il tutto per tutto oggi. Battagliero, mentre per lo Iolo, partita in casa contro l'Audace Galluzzo, due sfide non facili, una per il Casale Fattoria, una per il Galluzzo. Casale Fattoria, anzi il capolista è il Galluzzo proprio, Casale Fattoria invece secondo in classifica, la capolista però fino a settimana scorsa. Attenzione adesso a Marchio, che ha provato il cross nel mezzo, questa volta è stato Drovandi bravo nel chiudere, ma c'era già un calcio di punizione. Qui l'arbitro un po', insomma, c'era stato il calcio di punizione, l'arbitro ha lasciato scorrere per la norma del vantaggio, poi dopo il cross ha dato la punizione, insomma. Comunque punizione per per lo Iolo, quindi Iolo che giocherà in casa contro la capolista Galluzzo, Rondinella in casa del Casale Fattoria, seconda in classifica. Un intreccio pericoloso questo qua. Alessandro Manetti su questo pallone, vediamo un po' che cosa può scaturirne da questa punizione. Minuto 26 della ripresa, 1-0 Iolo sul campo della Rondinella, alle due strade allo stadio Gino Bozzi. Parte Alessandro Manetti, pallone scodellato al palo, a dire di no
allo Iolo, anche se c'era stata la segnalazione dell'offside, quindi nulla da fare, si riparte con la Rondine, che però deve subito bloccare la propria ripartenza perché Modesti era ancora in area di rigore al momento del passaggio di Drovandi, anche se si trattava di un calcio di punizione, non di una rimessa dal fondo. Comunque Modesti, lancio lungo, qui attenzione, batte ribatte, non c'è nulla secondo l'arbitro, quindi Lupetti allarga dalle parti di un Puliti che ha provato a far correre Pecori, pallone troppo lungo, imprendibile per il numero 9 della Rondine, dello Iolo, anche perché c'era Musotti a far buona guardia su quella palla. Tra l'altro lo Iolo che prima della vittoria contro il Comeana Bisenzio di settimana scorsa aveva totalizzato 3 pareggi e 4 sconfitte e non segnava da 4 partite consecutive in trasferta. L'ultima volta contro il Poggio da Caiano, in casa del Poggio da Caiano, 2-1 finì quella partita, e l'ultimo gol in trasferta era datato addirittura 27 novembre 2016, quasi 3 mesi dopo è arrivato il gol in casa della Rondinella. Rinvio dal fondo per la Rondine con Drovandi, mentre stiamo per arrivare alla mezz'ora di questa partita. Vediamo un po' se saranno pronti dei cambi, perché la Rondine ha bisogno di forze fresche, ha bisogno soprattutto di nuove motivazioni, nuovi stimoli, perché sembra un po' addormentata in questo frangente di gara. Dovrebbe essere proprio la Rondine a fare la partita, non lo Iolo, visto che a rincorrere in casa dovrebbe essere proprio la squadra dei biancorossi. Fialdini nel mezzo, non riesce però, il cross subito bloccato, anche perché era un cross abbastanza facile da intercettare. Poi Pecori, attenzione perché poi col tacco va a colpire Musotti direttamente nella pancia, e viene ammonito infatti Pecori, brutto gesto da parte del numero 9 dello Iolo, un calcio direttamente. E poi adesso c'è anche un po' di ovviamente litigio, più che altro Musotti è andato a dire qualcosa a Pecori, è andato a chiedere spiegazioni, diciamo così, per usare un eufemismo, sul gesto di Pecori che forse non aveva visto, era spalle al proprio tacco, però comunque ha sentito il corpo dell'avversario. Ancora Rondine, Vescovini nel mezzo, pallone che sfila, prova a ripartire lo Iolo in ripartenza con questo pallone sventagliato, però c'è un fischio da parte di Biagini di Lucca e quindi si riparte con il calcio di punizione per gli ospiti. Siamo per arrivare, anzi siamo entrati in questo momento nella mezz'ora della ripresa, un quarto d'ora e poi sapremo l'esito di Ponte Rondinella Marzocco Iolo. Per ora comandano gli ospiti, i pratesi, per 1-0 con gol in questo momento di Pecori. Alessandro Manetti, il tocco per Giovannetti, poi ancora Alessandro Manetti, fa spazio per andare, il tocco centrale dalle parti di Pecori, ferma tutto Drovandi, la posizione era regolare. Ancora la conclusione, fermata questa volta da Samuele Manetti. Mamma mia, che rischio ancora una volta per la Rondine, qui ci ha messo il piede Manetti, mentre vedete là pronto, chiaro per la Rondinella, sarà lui il primo ad entrare, avevamo annunciato che ci sarebbe dovuto essere un cambio e infatti sarà così con ogni probabilità, anzi ormai è quasi annunciato chiaro, vediamo però chi uscirà. Prima però seguiamo questa azione, perché lo Iolo ha un'altra opportunità, questa volta da calcio d'angolo, pallone nel mezzo di Marchio, la palla si impenna, poi Gregolon non riesce ad arrivare su questa sfera, prova ad allargare per Alessandro Manetti, il suo cross era però irregolare la sua posizione, Gregolon che aveva la palla rimbalzante, possiamo così, balzante sui suoi piedi, non è riuscito in un primo momento
ad andare alla conclusione, poi dopo la palla gli è ritornata dalle sue parti e ha preferito allargare dalle parti di Alessandro Manetti nella sua zona, dove però Manetti era in posizione di fuorigioco. Si riparte con la rondine, ancora i padroni di casa che devono dare una scossa a questa partita perché il parziale dice 1-0 Iolo. Musotti va ad allargare per Modesti, Modesti che prova a far correre in vano Vescovini. Pallone fuori, quindi rimessa con le mani, anzi non era Vescovini, bensì Grassi, pallone comunque fuori, rimessa con le mani per lo Iolo, minuto 32 sul cronometro, vediamo tra quanto entrerà Chiaro, Chiaro che sicuramente dovrà dare speranze ai suoi, Chiaro che è un calciatore di fisico, di spessore là davanti, sicuramente potrebbe essere lui, visto che adesso la rondinella vive senza un attaccante vero e proprio, perché Grassi e Vescovini sono tutt'altro che prime punte, quindi Chiaro potrà dare una parvenza, diciamo così, di puntero, di numero 9, di attaccante di peso. Vediamo un po' se Chiaro riuscirà più che altro a cambiare le sorti di questa partita, che sembra però molto molto compromessa per la rondinella, soprattutto non tanto per il parziale, visto che un gol è recuperabile da un momento all'altro, ma per l'inferiorità numerica, perché Tumminaro ha fatto veramente quello che non doveva fare. Pronto un cambio anche per lo Iolo, infatti sarà di marca Pratese la prima sostituzione. Entra Melani al minuto 33 della ripresa, entra Melani ed esce con il numero 7 tra gli applausi. Marchio è sua, è la prima sostituzione dello Iolo, esce Marchio, entra Melani, mentre ritarda ancora un po' la sostituzione di Chiaro, che ancora non arriva. Si continua a giocare, pallone dalle parti di Battagliero con Fialdini, che è andato a sparare a botta sicura proprio addosso al portiere dello Iolo. Occasione nitidissima per la rondine, ancora Fialdini, posizione irregolare del numero 7 che era rientrato dal fuorigioco. Qui Fialdini aveva sui piedi la palla gol per eccellenza, per poter raddrizzare questa partita con il destro, però era troppo sotto Battagliero e quindi nulla da fare. Intanto doppio cambio per la rondinella, perché oltre a Chiaro è pronto anche Maurello. Entra Chiaro, esce Modesti al minuto 34 della ripresa, entra Maurello, esce Busillo. Doppio cambio quindi, Maurello e Chiaro per la rondinella al minuto 34 della ripresa. Vediamo che cosa potrà succedere. Intanto attenzione, in questo caso è stato Melani, pallone totalmente fuori misura per il numero 18, nuovo entrato dello Iolo. Lo vedete inquadrato in questo momento, Melani, che ha provato a chiudere la partita, non ci è riuscito, pallone totalmente sbilenco. Anche se mancano ormai 10 minuti sul cronometro, più eventuale recupero, e poi sapremo quale sarà il risultato finale di questa partita della 21esima giornata di prima categoria, girone B. Manetti ha sui piedi una palla importante, intanto va a disturbarlo ancora Algerino, c'è anche un po' di battibecco tra Algerino e Manetti, si allontana il numero 11 dello Iolo. Manetti prova ad andare sicuramente a scodellare questo pallone, il numero 4 fa così, è una palla che era molto tesa in area di rigore, non ci arriva però nessuno in casacca bianca e quindi Battagliero va a prendersi questo pallone e a portarselo a terra. Battagliero che quindi prova la rimessa lunga, eccolo qua. Lo Iolo che in questo campionato aveva le speranze ovviamente di rientrare nella zona playoff, adesso la zona playoff dista 3 punti, o meglio distava 3 punti prima di questa partita, adesso per ora le cose stanno andando bene per i pratesi. Attenzione a questo 1-2 con Melani e poi Bandinelli va ad anticipare sia Melani sia il suo portiere Drovandi. Ancora Melani, protagonista in avanti,
questa volta però non è riuscito ad andare alla conclusione perché c'è stato l'intervento in diagonale di Bandinelli. Calcio d'angolo ancora una volta per Loiolo al minuto 37, va sempre lui, Alessandro Manetti sul pallone. Pallone nel mezzo, sul secondo palo non ci arriva nessuno, anzi c'era arrivato Niccolò Manetti però di testa Sbilenco, quindi libera ogni cosa la rondinella, anche se il pallone è subito preda dei rosso-blu ospiti che ripartono da Battagliero, il quale va a cambiare versante dalle parti di nessuno però perché c'è a far buona guardia la difesa biancorossa. Musotti, dopo aver dato con le mani il pallone a Drovandi, che lo riprende, poi va al lancio lungo ancora una volta Musotti, vedete queste verticalizzazioni, adesso la rondine prova ad impuntarsi su queste verticalizzazioni che però fino a questo momento hanno fruttato ben poco e adesso con un uomo in meno potrebbero fruttare ancora meno visto che manca un uomo di spessore là davanti. Sì, è entrato Chiaro, è entrato Maurello, però c'è ancora, c'è sempre l'inferiorità numerica che non si può ovviamente cambiare. E quindi rimessa con le mani ancora per Loiolo mentre siamo giunti al minuto 38 di gara. Lancio lungo ancora una volta, però senza che nessuno in maglia biancorossa possa prendere questo pallone. Un batte e ribatte adesso con Loiolo che, se dovesse portare a casa la vittoria, andrebbe la seconda vittoria consecutiva e si riporterebbe prepotentemente lì nella zona playoff, nell'ultimo gradino della zona playoff. Musotti allarga dalle parti di Bandinelli nella sua zona. Bandinelli quindi per il nuovo entrato Maurello, che poi, anzi Chiaro, che poi però non riesce a continuare la cavalcata. Chiaro che poi lascia l'incombenza proprio a Bandinelli, quindi Grassi, lancio lungo per Fialdini, la palla è sempre lì, attenzione perché rimbalza male, fa fatica a liberare l'area la difesa dello Loiolo, poi c'è un colpo alla testa di Manetti che reclamava il calcio di punizione, infatti c'è anche un intervento a muso duro di Manetti prima e di Massimiliano Manetti e di Samuele Manetti poi. Vediamo un po', Massimiliano e Samuele Manetti a tu per tu con l'arbitro e con 5 giocatori dello Loiolo. Qui adesso vedete Manetti va a scalciare, cioè, il pallone addosso alla muraglia dello Loiolo. Vediamo un po' perché c'è ancora qualche difficoltà nel riprendere il gioco, nel riprendere la punizione. Vediamo un po'. Manetti comunque su questo pallone. Sono tre in barriera per Loiolo. C'è ancora qualche difficoltà nel riprendere il gioco con l'arbitro che deve andare a rimettere l'ordine in area di rigore perché c'è anche qualche blocco, qualche spinta in area di rigore. Manetti, conclusione direttamente in porta, Battagliero con i pugni a liberare l'area, rimessa con le mani ancora per la rondine, va questa volta Musotti, quindi ha provato Vescovini la conclusione col destro a girare, Battagliero senza problemi va a bloccare una rondine che ha avuto in questo momento, anzi già da un po' di tempo, problemi nell'impostare la manovra, gli manca l'ultimo passaggio perché comunque riesce a giostrare sempre più o meno bene la manovra a centrocampo, dalla difesa al centrocampo, poi però l'ultimo passaggio è qualcosa di difficoltoso per la rondine. Cambio per Loiolo, esce Giovannetti, entra Benelli, eccolo qua Benetti pronto ad entrare, a lasciare lo spazio
Giovannetti a Benelli. Rimessa con le mani ancora per il Ponte Rondinella Marzocco, anzi calcio di punizione con Massimiliano Manetti, che deve andare a prendere i metri. Il tocco corto è stato di Musotti, poi il cross in area di rigore, libera l'area la difesa dello Iolo, poi ancora una volta un batti e ribatti a centrocampo. Manetti allarga sempre dalle parti di Musotti, e questo è il mood della rondine. Lancio lungo di Musotti in area di rigore, ancora una volta Battagliero sempre presente su questi palloni, anche se gli agevola un po' il lavoro la retroguardia e il centrocampo della rondine, che con questi lanci praticamente va sempre a beccare il numero uno dello Iolo. Siamo dall'altra parte, Drovandi, tocca corto per Musotti. Manca veramente poco, sempre meno al termine di questo primo tempo. Il parziale, lo ricordiamo, è di 1-0 per lo Iolo, che sta continuando a difendere senza neanche troppi problemi il vantaggio. Attenzione a questa occasione, qui l'appoggio però non è dei migliori, e quindi si riparte con Musotti, sempre lui che adesso è diventato un terzino aggiunto. Il dai e vai, poi Grassi prolunga dalle parti di Chiaro, Chiaro però perde il pallone, Grassi lo recupera, c'è il cross nel mezzo sul quale però non riesce ad arrivare nessuno, quindi Manetti, non è finita, guadagna il calcio di punizione Manetti. Vediamo un po', perché questa potrebbe essere la sua mattonella. Resta a terra ancora una volta Manetti, la posizione è centrale, non troppo vicina, c'è da riconoscerlo, però potrebbe essere una conclusione importante proprio per la mattonella di Massimiliano Manetti. È pronto l'ultimo cambio anche per la rondine al minuto 43, anzi 44 di gara. Esce Grassi, entra Pagliantini, e quindi lui l'ultimo ad entrare per la rondinella. Vediamo un po' Pagliantini se in questi ultimi scampoli di partita potrà fare qualcosa di buono. Intanto Manetti su questo pallone, eccolo qua il numero 4 della rondine, Massimiliano Manetti ha sul mancino l'opportunità di raddrizzare la gara. Potrebbe essere proprio una conclusione da parte sua, visto che non ci sono ragazzi a proporsi in maglia bianca, o meglio ci sono ma non troppo preparati. Parte Manetti direttamente dalle parti di Battagliero, che poi si butta a terra. Vedete anche l'intelligenza di Battagliero, che ogni volta che va a prendere questo, il pallone, poi si getta a terra guadagnando qualche altro secondo. Battagliero che ovviamente vuole far scorrere il tempo, vuole far scorrere i secondi, visto che siamo agli sgoccioli. E lo Iolo, attenzione a questo errore da parte di Samuele Manetti, che poi riesce a recuperare toccando in estirada per Musotti. Ovviamente Battagliero vuole continuare a perdere secondi preziosi per la rondine, ma deleteri per lo Iolo. Calcio di punizione ancora una volta per gli ospiti, e qui c'è anche l'ammonizione per Vescovini per stizza, questo gesto veramente di nervosismo per Vescovini, che era diffidato. Salterà la partita contro il Casale Fattoria, piove sul bagnato per la rondine, senza Tumminaro, senza Vescovini, senza ancora Totti là davanti, si dovrà inventare qualcosa la rondinella per la partita contro il Casale Fattoria, perché praticamente è senza attaccanti la rondinella e va in casa di quella che fino ad ora è la squadra, una delle squadre più forti, ma è stata fino a poco tempo fa la squadra più forte del campionato. Entra lo Iacono, terzo cambio anche per lo Iolo. Lo Iacono che va a dare un po' di velocità, un po' di forze fresche per i rossoblù.
Tocco centrale, ancora una volta il tocco di tacco per Melani, il suo destro, che gol ad uscire per Melani che si toglie la maglia e va a fare un'esultanza bailante, il gol del 2-0, partita chiusa al 90esimo inoltrato. Loiolo va a chiudere i conti, la rondinella che entra, anzi continua a percorrere questo tunnel, questo buco nero da cui non sembra vedere la fine. 2-0 per Loiolo, guardate anche Fialdini sconsolato dopo il gol subito, un gran gol però quello di Melani che ha messo dentro la rete che vale il 2-0 per Loiolo e ormai mancherà veramente poco per la rondinella Marzocco, il ponte rondinella Marzocco che adesso dovrà provare, qui Manetti vedete litiga col pallone, si incespica un po' e quindi perde un'altra chance, qui scivola anche Musotti, davvero sfortunata anche la rondinella che non riesce proprio a costruire qualcosa di buono, tra l'altro se l'ha anche un po' cercata la rondine questa sconfitta perché l'espulsione di Tumminaro è stata veramente qualcosa di inconcepibile, poi sono arrivati i gol prima di Pecori e poi adesso di Melani per il 2-0, Pecori e Melani sono loro due gli autori dei due gol che condannano la rondinella a quella che è, pensate un po', la sesta sconfitta nelle ultime sette partite, risultati da media retrocessione sicuramente per la rondinella che adesso dovrà soltanto trascorrere questi ultimi minuti fino alla fine della partita e poi provare a resettare ogni cosa, anche se sembra difficile, comunque è così, deve rialzarsi, deve provare a resettare ogni cosa e provare quantomeno a raggiungere un buono stato di forma in vista della partita di settimana prossima contro il Casale Fattoria. Sarà veramente dura, manca veramente poco, anzi forse siamo agli sgoccioli di questa partita, potrebbe essere l'ultima occasione della partita con Massimiliano Manetti e sua la mattonella per il calcio di punizione, anche perché mancano ormai 20 secondi al termine della seconda frazione, visto che se ne sono andati anche tutti e 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Parte Manetti, pallone sulla barriera e con questa conclusione poi prova la rondine, pallone totalmente fuori misura, poi va a prendere la sfera Battagliero per il rinvio lungo, ovviamente gongola Battagliero per la vittoria dello Loiolo che va così a conquistare la seconda vittoria consecutiva, rinvio lungo e c'è ancora un pallone in difesa per la rondine, attenzione perché qui Melani ha l'opportunità per andare sul 3-0 col mancino, pallone fuori e quindi Drovandi prova a rimettere il pallone corto dalle parti di Pagliantini, finisce qui la rondinella, perde 2-0 in casa contro Loiolo, rondinella 0, Loiolo 2, finisce così, piove sul bagnato per il ponte rondinella Marzocco, altri 3 punti importantissimi per Loiolo che non vinceva in trasferta dal 27 novembre 2016. Un saluto dunque che vi giunge da Lorenzo Agostini per la vetrina dei dilettanti, Teleregione Toscana, dallo stadio Gino Bozzi è tutto, rondinella 0, Loiolo 2.